questo momento il favorito è Estoril, che si è guadagnato questo ruolo a suon di prestazioni. Ma ci siamo partiti, cavalli della sesta corsa del pomeriggio. Parte un filino lento solido che lascia lì una cosa come quattro lunghezze in partenza. Più veloce Eva Sigar, che dall'esterno prova a convergere, trova l'opposizione di Occhio alla Penna e di Tempo di Renaccio. Si sistema in quarta posizione Call for Drago, alle cui spalle galoppa Di Lido con la giubba rossa e gialla. Poi la giubba blu è quella di Armandino, preceduto da Estoril. Poi per corsie esterne c'è anche No Vacancy, riconoscibile dal cap bianco. All'interno anche Lord Grey. In ultima posizione troviamo sempre Soligo, preceduto da Super Drago. Si procede così quando i cavalli vanno ad affrontare la prima parte della curva. Alla fine Eva Sigar ha ottenuto strada libera dagli avversari e si è portato in vantaggio. Call for Drago, che si è sistemata sulla sua tre quarti, in terza posizione Occhio alla Penna. Poi in quarta posizione c'è Di Lido, a precedere Estoril, poi Tempo di Renaccio, ancora Armandino, No Vacancy per corsie più esterne, con all'interno anche Di Lido, ancora alle loro spalle Soligo, che prova ad emergere. Quando siamo alle intersezioni delle piste, superate in questo momento, sempre Eva Sigar in vantaggio. Call for Drago prova a mettergli la testa davanti, si avvicina per corsie interne anche Lord Grey. Dal centro della pista si fanno sotto tanto Armandino quanto No Vacancy, gli altri che non sembrano della partita. Ma nel frattempo Eva Sigar sta sfuggendo rispetto a Call for Drago, Lord Grey che l'ha messo nel mirino. Si accende una bella lotta con Eva Sigar di dentro, Lord Grey che dall'esterno fa lo spunto. Eva Sigar contro Lord Grey nel tratto conclusivo. Lord Grey passa e chiude la partita con Eva Sigar per il secondo posto, terzo Call for Drago. Torre Sulas in sella a Lord Grey, che trova buon gioco per emergere e battere cavallo che aveva provato a farsela davanti, ancora Gagliardo. Eva Sigar è riuscito solo però a ottenere il posto d'onore. Vince Lord Grey, numero 3 dello schieramento, colleziona così la vittoria numero 3 in carriera dopo le due di Livorno a Roma. Eccola qua la terza affermazione. Torre sulla Sincella, training di Davis Grilli, i colori di Carmelo Rosario Sciuto. 3 al primo posto, 1 al secondo, 10 al terzo, 10 è l'ordine di arrivo ufficioso numerico probabile della sesta corsa da Capannelle.